Buongiorno a tutti, sono Alessio Giannone, Pinuccio in questo momento sulla rete e rispondo volentieri ad alcune due domande che mi avete posto. La prima è: credi che nel produrre per il web si debba principalmente tener conto del dialogo tra le persone reali più che di un target astratto e probabilistico? Ma devo dire che, come dice mia suocera, il web ha grandi potenzialità se poi si trasforma in un contatto reale. Cioè, cosa voglio dire? Tentando negli ultimi anni, con la satira sul web, mi sono reso conto che è importante, quando la satira, o quindi qualsiasi concetto che viene espresso, e contenuto video nel mio caso, venga condiviso o partecipato, ma non partecipato con una forma di partecipazione, vecchia, cioè io vi lancio un contenuto e la partecipazione è solo un rilinkaggio. Nella pagina, in questo caso, di Pinuccio, che ho aperto grazie alla mia suocera che insomma regala cartellate a tutti quanti e cozze ripine, diciamo, nella pagina che ho aperto, la cosa interessante è quanto l'utente sia entrato a far parte del gioco, ovvero Pinuccio esiste, la satira esiste. Il personaggio esiste, la gente si rivolge a lui come se fosse davvero una persona fisica con la quale dialogare. Addirittura parlano con mia suocera, con la suocera, chiedendo consigli o dando consigli. Quindi credo che la cosa più importante sia in questo tipo di linguaggio far identificare la gente e in qualche modo mettere in luce i loro lati negativi, per quanto mi riguarda, con la satira, che però a un certo punto hanno bisogno di uno sfogo, e lo sfogo si ha quando si riconoscono. Quindi riconoscere un proprio lato, non dico tan negativo, ma almeno nascosto, che viene magari oppresso dalla vita quotidiana. Tutti vorremmo mandare a fare il culo un politico, e c'è chi non lo fa, perché bisogna vivere tra gli umani, e io lo faccio con la mia satira, il mio personaggio lo fa, quindi qualcuno si identifica e segue. La seconda domanda, mi fa leggere mia suocera qui perché mi ha mandato una mail. In altre parole, che cosa cambia nel pensare che la tua distribuzione, ovvero la mia distribuzione, è attraverso un social media? In questo momento i social media sono un ottimo canale di visibilità, indubbiamente, però è un canale di visibilità che ha dei limiti, ovvero puoi arrivare a una determinata popolarità, puoi arrivare anche ad essere un influencer, cioè a un certo punto a non seguire le notizie, ma poterla anche creare una notizia attraverso la satira, comunque nel mio caso. Però poi a un certo punto i limiti sono quelli della nicchia di riferimento. Per quanto il web, anche grazie ai social media, sia ormai frequentato da target d'età che vanno dai 14 ai 70, credo, insomma, 65 sicuramente, ci sono alcune categorie di persone o alcune nicchie che danno poca rilevanza al messaggio che proviene dal web. L'autorità della TV rimane importante. Però se prima si doveva arrivare in TV attraverso determinati meccanismi, adesso il web può essere visto come un primo passo per aggredire anche altri mezzi di informazione. Ormai la TV attinge sempre di più dal web, lo fa con le notizie, lo fa con i video, lo sta facendo anche con l'intrattenimento. Ecco, insomma, credo che i social media hanno bisogno di dei format ben precisi e ormai la TV si sta adeguando a questi format. È una fortuna che ci siano i social media perché sono media tattici e quindi
usandoli tutti i giorni, sapendo fiutare quello che accade, capendo come si muove la gente, cosa dice, cosa pensa, per quanto riguarda me che faccio satira, attraverso i social media è molto più facile cogliere i malumori, cogliere anche le gioie, cogliere le illusioni, le disillusioni. Diciamo che per quanto riguarda il settore specifico della satira o del video virale in questo caso, i social media sono uno strumento da usare. Il limite dei social media, lo leggiamo soprattutto, nel momento in cui veniamo usati dai social media. Quindi, diciamo, il limite è molto sottile. Usiamo i social media, ma cerchiamo di non essere usati dai social media, perché in nessun luogo, almeno credo, c'è democrazia. Dobbiamo sempre attrezzarci in maniera tale da usare quello che abbiamo tra le mani e non da farci usare. Saluto da mia suocera comunque. E buon Natale.